Allora, ciao ragazzi, siamo qui nell'attesa del soundcheck per il Carrara Idol con i Vals, il gruppo di Carrara che in anteprima mondiale presenterà la canzone scritta per loro, composta niente poco di meno che da David Bryan. Ve li presentiamo, a voi la parola ragazzi. Allora, benvenuti. Grazie. Cosa ci dite di bello? Presentatevi, chi siete e le vostre emozioni. Io sono Matteo. Giacomo. Francesco. Nicolò. Valerio. Rispettivamente cantante, bassista, chitarrista, batterista e chitarra solista. Perfetto, perfetto. Allora tu ci hai messo tanto a imparare la canzone scritta da David Bryan. È stato un lavoro lungo, è stato, perché dovevamo conoscerci. Avevamo bisogno di... soprattutto David doveva conoscere noi, le nostre possibilità, quindi abbiamo lavorato molto, diciamo, prima di decidere quale fosse la stesura finale. Impararla è stato facile, è stato... entrare nel mood giusto per eseguirla, l'opera più difficile, insomma, almeno da parte mia. So, Jack magari la vede diversa. No, ha usato le parole giuste, sono perfettamente d'accordo. Grande emozione, ma quando suoni, quando fai quello che vuoi fare, lo fai. E siete emozionati di suonare questa canzone? Beh, ci sono parole. Direi di sì. Speriamo sia andata bene, ma siamo... La location è meravigliosa, le premesse sono giuste, speriamo di divertirci e di divertire e che la canzone piaccia. Parliamo allora di questa canzone che vi ha scritto David Bryan. Di cosa parla? Come l'avete vissuta? Ha un testo profondo, leggero? Come sono le musiche? Avete opinioni diverse? Sì, ci dividiamo un po' sul significato del testo, nel senso, ognuno trova un po' di sì nel testo, chiaramente. Per me ha un significato molto diretto. E anche quando il titolo sarà, quando potremo rendere il titolo noto, diciamo. Quindi una questione di... Per me nel titolo la canzone si capisce da subito di cosa parla. Io, ti ripeto, me lo sono tatuato. Quindi per me ha avuto un significato molto, molto diretto. Però effettivamente ci dividiamo un po' sul significato, perché ognuno magari si appassiona più a qualche riga, a qualche verso rispetto a un altro. E quindi... Questo video verrà trasmesso dopo che ci sarà l'evento. Volete già dirci il titolo adesso? Sì. Come si intitola? Se voi lo volete, chiama... Rock and Roll Highway. Quindi per me Rock and Roll Highway, cioè l'autostrada del rock, voglio dire. Spettacolo. Decisamente. Tu come l'hai vissuta? Io ho appena letto il titolo così, il Nico mi chiama, oh, è arrivata la canzone. Letto il titolo, ok raga, ce l'ha scritta, ha capito veramente, ha azzeccato appieno, diciamo, le nostre aspettative. Ma anche analizzando quello che dice, sembra che lui, sembra quasi come se lui, come il guru, diciamo, del rock and roll, ti dice proprio quelle parole del testo, ecco come si fa, questa la folla, si fa così. Ti passa lo share. E non solo lo dice con il testo, lo dice... le note. Ha un'energia questa canzone pazzesca. Non vediamo l'ora di ascoltare. Di colore, le tue impressioni su questa canzone, cosa ti ha trasmesso? La prima volta che hai letto il testo, la prima volta che l'hai suonata? È un'emozione fortissima. Io appena ho letto il titolo, ho subito immaginato che lui, mentre la scriveva, pensava un po' a una strada da farci seguire. Cioè, un'autostrada del rock and roll, più chiaro di questo. Quindi insomma è stata un'emozione, perché va oltre quelli che erano i nostri sogni di qualche anno fa, quindi è stato stupendo. Già solo leggere il titolo, poi approfondendo il testo, tutti sono anche alcune frasi molto, molto belle, molto forti. Bene, non vediamo l'ora di ascoltarlo. Non vediamo l'ora di farmela sentire. Bellissimo, bellissimo. Allora a dopo col soundcheck per ascoltare per la prima volta questa canzone. Perfetto. Ciao. Grande serata, grande evento, insomma, 2 anni fa abbiamo avuto solo Bryan, è stato un evento pazzesco. Quest'anno accompagnato anche da una band meravigliosa, quindi secondo me ci farà venire proprio dalla bellezza di quello che sta succedendo. E io sono pronta, onorata di condurre la serata, è bellissima. Perfetto, grazie mille Maddalena, un abbraccio. Ciao. Thank you.
italiano che sono qui. E abbiamo preparato i nomi di più falsi italiani di Italia da regalare una Demi e una Gualtiero che ho messo insieme a nome di tutti i fan italiani. Grazie. Italia, da tutti i fan italiani e dal Carrara Idol 2014. Una per Demi Bryan. Ti like? Bene, bene. Bene, bene.
Grazie.